È ormai un mese che molte piccole imprese hanno ripreso l'attività, ma pesano ancora le difficoltà del post-lockdown. Maria Chiara Perri. È passato un mese da quando bar e ristoranti hanno potuto, seguendo i protocolli anticontagio, riaprire le porte ai clienti dopo il lockdown. Riavviati anche i servizi di trasporto persone, taxi, pullman, noleggio con conducente. Per Confartigianato ora è tempo di un primo bilancio e di una vera fase 3, perché le norme di distanziamento pesano fortemente sulla ripresa di queste attività. Questo primo mese com'è andato? Un 20% delle attività ancora non ha riaperto perché comunque ha difficoltà di liquidità e di riapertura. Ci sono alcune attività che stanno procedendo meglio, altre con grandi difficoltà. Il tema è che si sta cercando di riprendere a pieno regime. In un tavolo con il Ministero dei Trasporti e con la Regione Marche, l'associazione ha chiesto che vengano resi più flessibili i protocolli, da rivedere in particolare il vincolo della distanza di 1 metro tra gli utenti. Tutti coloro che viaggiano in aereo possono viaggiare vicini, quindi è stato evidenziato il tema di aprire questa possibilità anche alle attività di trasporto alle persone. Ricordiamo che nelle Marche sono più di 400 e danno lavoro a 1.500 addetti. Lo stesso vale per i locali pubblici, 8.000 nelle Marche sotto i 9 addetti, che pagano le misure di distanziamento in termini di coperti e di attrattività. Le istituzioni che cosa hanno risposto? Hanno dato delle possibilità, delle tempistiche? Auspichiamo che ci sia la sensibilità e la serietà di approfondire questo tema in tempi brevi, come la Regione Marche ha dimostrato nel varare i protocolli.